L'Airbus 340-500 è per me uno dei simboli degli sprechi e dei privilegi che noi sentiamo il dovere di eliminare. Con una lettera Allora, non c'è bisogno né di applausi né di contestazioni. Fate rispondere. Con una lettera io e i ministri Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta abbiamo chiesto formalmente ai commissari Alitalia di risolvere quel contratto che prevede 4 salatissime voci di spesa. Prima di tutto il leasing, 81 milioni di euro, poi la manutenzione, 31 milioni di euro, l'handling, 12 milioni e l'addestramento piloti, 4 milioni, per un costo complessivo che arriverebbe intorno a 150 milioni di euro in 8 anni, con la mancata riconfigurazione interna dell'aeromobile. Soldi che non vanno ad Alitalia, il nostro vettore, ma nella quasi totalità a beneficio di Etihad, la proprietaria dell'Airbus 340-500. Stiamo parlando di un quadrimotore turbofan uscito dal mercato nel 2011 e quindi superato e obsoleto, un apparecchio fuori dal tempo, proprio come l'idea stessa di utilizzare questo velivolo per soddisfare esigenze puramente narcisistiche. Uno spreco. Ministro. Uno spreco. No. Uno spreco, Presidente, se posso, uno spreco, cioè, no, fate finire il Ministro, uno spreco, avrete modo anche di poter fare attraverso altre interrogazioni, chiedere quello che volete. Guardando il vostro punto di vista, è possibile, sarà possibile, lasciatelo finire. Posso, Presidente? Non c'è bisogno di protestare, faccia finire, senatrice. Grazie, Presidente. Uno spreco multimilionario ai danni dei cittadini italiani. Per noi non è una questione banale, per noi è una questione di principio. Qualcuno deve rendere conto della totale disinvoltura con cui sono stati usati questi soldi pubblici. Qualcuno potrebbe raccontarci tutta la verità su questa storia. Qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di pagare un prezzo se ha sbagliato. Io prendo l'impegno a nome del governo davanti a tutti gli italiani di andare fino in fondo a questa storia e svelare tutti gli opachi dettagli. Quanto ci è costato realmente questo velivolo e quali siano stati i veri motivi del suo acquisto. Ricordo che anche la Corte dei Conti sta indagando per vederci chiaro. Io mi sono. Presidente, poi mi fa uno sconto sul tempo. Ministro, grazie. Termini. Cerco di stare nel tempo. Dovrò dare dei tempi in più se continuate ad interrompere. È l'ultimo capoverso, poi è finita la sofferenza. Io mi sono recato a vederlo. Guardate, io non credo che un'aula possa essere questa. L'applauso, la contestazione. Adesso ognuno può dire quello che vuole, il Ministro sta replicando e sta dicendo, sta rispondendo ad un'interrogazione. Io chiederei un silenzio da una parte e dall'altra, d'accordo? Prego Ministro, finisca. Io mi sono recato a vedere questo velivolo nell'hangar di Fiumicino e mi ha letteralmente impressionato. Chi parla a sproposito di operazione di propaganda dovrebbe andare lì a vederlo e poi farsi un giro nel mondo reale, vedere ad esempio in quali condizioni versano i treni regionali usati ogni giorno da migliaia di pendolari italiani. Allora, se continuate così, devo interrompere la diretta televisiva. Si farà così. No, non ammetto che ci siano offese. Ministro. Termini per cortesia. Sì, è l'ultima frase, Presidente. Se posso la pronuncio, altrimenti
Se il Senato non vuole, io vado via. Ministro, termini. Grazie. Così, basta. Senatrice, la invito a smetterla, d'accordo? Se no, deve uscire. Fuori lo posso dire soltanto io e nessun altro. Prego, Ministro. Semplicemente, Presidente, noi pensiamo che sia arrivato il momento di pensare solo ai cittadini italiani e quindi dismetteremo questo giocattolo. Grazie. Grazie, Ministro. Chi sono? Io non vorrei arrivare al punto di farvi uscire dall'aula. Se qualcuno qua dentro vuole offendere, io sono costretta a farlo uscire. Non trovo dignitoso per la politica, per le istituzioni, per questo Parlamento, avere un atteggiamento di questo tipo. Ognuno dice quello che vuole, le offese non sono ammesse in quest'aula. Non c'è bisogno di offendere per esprimere un proprio concetto, una propria idea. D'accordo? Io non... Se succede ancora, sospendo la diretta e faccio uscire.